Luciano Carriero, noto mitilicoltore tarantino, questa mattina è qui per manifestare con le associazioni. Il mare, questa risorsa, questo vero oro di Taranto, viene stuprato dalla grande industria, da Acciaierie d'Italia, con la complicità della politica locale e nazionale. Cosa ti senti di dire? Perché, ripeto, i danni che voi mitilicoltori avete avuto e continuate a ricevere non sono incalcolabili. Noi stiamo qua oggi per far sentire la nostra voce, la nostra vicinanza alle associazioni e non abbassare la guardia, perché chi pensa che può calpestare la nostra città sbaglia su questo. Però ci si sente soli alla fine, perché la politica non dà risposte, la politica vuole tenere in piedi un mostro con la favola della decarbonizzazione, invece di dire chiudiamola e viviamo di alto, viviamo di mare, di turismo, delle risorse che madre natura ci ha dato. Taranto, dici bene Luigi, Taranto ha tutte le carte in regola per fare turismo, per presentare la città a livello turistico, a livello, solo che questa acciaieria ci ha tolto la possibilità di crescere. Dovremmo vivere di porto, e il porto è l'ennesima incompiuta, l'ennesimo fallimento. Cioè tutto quello che ruota intorno alla risorsa mare viene deturpato dalla grande industria, da Acciaierie d'Italia, ex Ilva, Italsider, chiamatela come volete, industria assassina. Eh sì, perché noi abbiamo una palla al piede, Taranto è bloccata. Se la politica locale e nazionale non prende a cuore il nostro dramma tarantino, non ce ne usciremo più. Adesso noi stiamo manifestando perché per quanto riguarda le bonifiche del Mar Piccolo è tutto fermo, non se ne parla più. Solo noi abbiamo il dovere di far sentire la nostra voce, perché il Mar Piccolo, il primo seno del Mar Piccolo, va bonificato e va restituito ai mitilicoltori e alla città di Taranto.